Buongiorno a tutti, sono Michele Danca, docente di fisica della Fonotecnica all'AMU di Milano e oggi sono qua per presentare, o meglio, spiegare come sia possibile creare un sistema di ascolto ad alte prestazioni, a basso costo. Quello che vediamo qua è un sistema che io stesso ho progettato e realizzato grazie a 12 pollici, alla struttura all'AMU di Milano che l'ha in sostanza sponsorizzato. In che cosa consiste? Allora, abbiamo naturalmente due canali costituiti da due dispositivi full range, un dispositivo a 10 pollici che fa da woofer e sub, frame di sostegno creati appunto dall'azienda 12 pollici, costruiti da un preciso progetto che ho realizzato con l'ausilio di un software appunto di progettazione. Il cuore di questo sistema è un DSP, in questo caso è il Mini DSP, che è un dispositivo digitale che serve a dirottare il segnale differente tagliato in banda su ognuno di questi dispositivi, no? Partendo da un segnale left and right, io riesco, servendomi del software di controllo, a destinare una parte del segnale ai full range e una parte del segnale ai sub. I sub sono montati su un frame cosiddetto AU e questi restituiscono una risposta di tipo ipercardioide. La risposta invece dei due full range, grazie a questa tavola aperta, è di tipo dipolare. Che cos'è una risposta dipolare? È una risposta sincrona avanti e indietro, fase antifase. Questo praticamente fa sì che l'emissione sia diffusa nell'ambiente e questa condizione, secondo il mio parere, interagisce con l'ambiente in maniera molto più costruttiva rispetto a dispositivi di tipo classico, quindi direzionati a fascio. Qua non abbiamo il tweeter, perché non serve, in sostanza questi dispositivi sono in grado di andare anche oltre 20.000 Hz e la dispersione, grazie all'ogiva e a tutti gli elementi che compongono questo sistema, è molto più diffuso, quindi non abbiamo il cosiddetto hotspot, che è quell'angolo costruito inclinando le casse a costruire un triangolo equilatero, no? Ma è molto più ampio, no? Questa è la condizione un po' che manca negli ascolti tradizionali e che invece noi otteniamo attraverso questo sistema, tant'è che viene utilizzato appunto dalla struttura, io stesso lo utilizzo come dimostrazione, cioè spiegare che cos'è un ascolto dipolare, quali sono i benefici di questo ascolto dipolare. Come abbiamo detto, questo è un sistema a basso costo. Abbiamo speso più o meno, compreso lavoro di falegnameria, intorno a 1000 euro. Ora, con questa cifra, nessuno dei sistemi, ecco, disponibili sul mercato oggi, che possono costare intorno a 1000 euro, può garantire questo tipo di precisione. Il perché ha a che fare con la tecnologia impiegata. Per esempio, qua non vediamo un tweeter, quindi non siamo soggetti ai problemi che questo dispositivo ha. Non abbiamo un box che isola i diffusori e questo vuol dire che i dispositivi sono liberi di muoversi e alla velocità che consente la sua tecnica di costruzione, no? Quindi non è un dispositivo particolarmente soggetto alle aberrazioni classiche dei dispositivi comuni. Questo tipo di ascolto, grazie al fatto che è dipolare, noi lo utilizziamo appunto per ascolti critici. Con questo dispositivo, grazie alla sua dinamica, al fatto di non avere un cuscino d'aria dietro offerto dalla scatola, ma sono liberi di muoversi anche a una velocità piuttosto ragguardevole, noi possiamo ascoltare un intero album di qualsiasi artista e identificare quali siano i pezzi venuti meglio, quali siano quelli più compressi, quali siano meno compressi, proprio perché questo tipo di tecnologia offre una dinamica maggiore di qualsiasi sistema in scatolato, chiamiamolo così.
E questo è tutto, grazie per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente esaustivo, vi aspetto qua a scuola e nel frattempo vi invito a seguire il canale di YouTube del NAM. Arrivederci.